anche noi per tutta la legislatura abbiamo sottolineato come lo sviluppo della mobilità ciclabile sia centrale e fondamentale nella nostra regione, regione che ha un tasso di inquinamento superiore alla media, anzi è una delle regioni dal punto di vista del particolato più inquinate d'Europa, e una delle soluzioni è quella di spostare le persone che ogni giorno si muovono in automobile verso il trasporto pubblico locale, verso i treni o verso le biciclette. Dallo studio del PRIT sappiamo che buona parte degli spostamenti che vengono effettuati in regione sotto i 10 km o anche sotto i 5 km, questi spostamenti sono tutti utilizzabili in bicicletta. Ovviamente sono utilizzabili in bicicletta, magari con bicicletta pedalata assistita, ma soprattutto se esistono o se creiamo dei percorsi lungo i quali ci si può muovere con una certa velocità, con una certa agilità e soprattutto in sicurezza. Ecco, allora, il numero di chilometri di piste ciclabili disponibili ad oggi in Regione Emilia-Romagna presenta luci ed ombre, perché se è vero che il dato che riportava prima la consigliera Prodi è un dato importante, il numero di chilometri, va considerato il fatto che all'interno di quei chilometri sono conteggiate anche piste ciclabili spesso su marciapiede, spesso non realizzate in sede, spesso non realizzate con tutti i crismi di sicurezza e soprattutto spesso realizzata con pezzi, contratti sconnessi fra di loro. È ovvio che se io ho tanti pezzi sconnessi fra di loro di piste ciclabili, ho un buon numero di piste ciclabili, ma non ho una viabilità, una serie di ciclovie urbane o periurbane che possono essere utilizzate da chi deve percorrere ogni giorno i percorsi casa-lavoro e casa-scuola. Per questo è necessario investire ancora e sempre di più, sia dal punto di vista normativo della pianificazione che spetta alla Regione e ai Comuni, ma sia dal punto di vista degli investimenti, perché poi quei tratti, per riconnetterli fra di loro, per creare delle vie, delle ciclovie urbane o periurbane, servono ovviamente dei soldi, dei progetti. Per questo nel 2016 un decreto ministeriale, il 481 del 2016, aveva previsto dei fondi, che poi sono stati riassegnati e riconfermati nel 2017, già c'era una delibera di giunta regionale, la 927 del 2017, che aveva approvato e fatto scorrere una prima graduatoria di progetti. Nel 2018, con decreto ministeriale, erano stati ripartiti ulteriori fondi, fondi praticamente che non erano stati impegnati da altre regioni. La nostra regione in questo modo ha attinto ad altri fondi, perché ovviamente eravamo stati in qualche modo virtuosi nell'impegnare tutti quelli precedenti, e in questo modo sono stati fatti scorrere nel 2019 con la DGR, mi sembra 1128, un nuovo scorrimento. Da quella lista però di progetti ne sono rimasti fuori ancora parecchi. Per questo, in linea con quello che già chiedeva la risoluzione della consigliera Prodi, noi chiediamo che vada preso un impegno ancora più forte, e quindi nella proposta del bilancio del 2020 ci sia già un preciso impegno finanziario, di modo che magari collegandosi auspicabilmente ad una nuova programmazione nazionale o anche europea, si possa scorrere ulteriormente quella graduatoria per poter realizzare nuovi progetti. I criteri, secondo noi, che vanno sempre più sottolineati per nuovi progetti, per lo scorrimento di quei progetti, sicuramente sono la messa in sicurezza degli spostamenti casa-lavoro e casa-scuola, e quindi appunto per questo erano dedicati anche quei finanziamenti per quel decreto ministeriale che citavo prima. La progettazione deve essere una progettazione partecipata, perché altrimenti rischiamo costruire piste ciclabili, come dicevo prima, sconnesse o non perfettamente adeguate alle necessità dei cittadini, e quindi la progettazione partecipata serve appunto a capire anche dai cittadini che ogni giorno percorrono le nostre strade in bicicletta quali siano le reali necessità.
E infine che si dia una priorità, appunto, come dicevo prima, ai percorsi di maggiore pericolosità, tenendo anche conto dell'incidentalità ciclopedonale che purtroppo nella nostra regione continua ad essere alta, quindi raccogliendo anche i dati che sono disponibili dai comuni e dagli osservatori delle associazioni dei ciclisti. Grazie.